Posso dirlo con una parola un po', faccio un po' la meli delle pippe in Europa. Ci abbiamo fatto fare tutte regole che vanno contro di noi, il nostro sistema bancario, il fatto che abbiamo banche piccole, abbiamo banche di territorio, abbiamo casse rurali, abbiamo banche cooperative. Detto questo, abbiamo fatto passare quella direttiva lì, quindi non è che adesso possiamo fare i matti. Non sono certamente i 4 o i 5 eurodeputati della Lega che avrebbero voluto, che avrebbero potuto bloccare quella folle e scellerata direttiva. Noi siamo stati gli unici, e lo ripetiamo, che da anni dicono che quel modello europeo è un modello sbagliato. È l'Europa che difende i grandi, le grandi banche, le grandi multinazionali, i grandi comitati d'affari, le grandi lobby e ha ammazzato i piccoli imprenditori, le piccole aziende e i piccoli risparmiatori. Allora, noi ieri non siamo andati a speculare sulla tragedia, perché al netto di tutto quello che abbiamo detto e al netto di una responsabilità insolido da parte, e l'ha detto prima bene Trafiletti, da parte dei Banca Italia, da parte della Consob che dovevano vigilare e non l'hanno fatto, da parte del governo che ha fatto un decreto scellerato e da parte dell'Europa che sta fissando delle regole totalmente inapplicabili, allora cosa si deve fare oggi? Stiamo discutendo Noi in siamo Commissione sicuri che era Bilancio. accelerato, che non era... io pensavo che avessero Folle, alternative. folle, quando dal 1º gennaio i correntisti che hanno più di 100.000 euro saranno chiamati a rispondere del fallimento, del crack di una banca, questa è una scelta assolutamente folle. Visto che noi abbiamo dato, attenzione, l'Italia ha dato 60 miliardi di euro al fondo salva stati per salvare le banche di tutto il mondo. Stiamo salvando le banche di tutto il L'abbiamo mondo e non trovato quella stiamo salvando tabella i che nostri. volevo prima? Allora, Ecco, vediamo un posso. attimo la tabella, perché questa cosa che dice Molteni è verissimissima, ahi noi. Guardate un Purtroppo. attimo, Italia, guardate gli Portogallo, aiuti pubblici, Germania. questa è una tabella che c'era oggi sul Corriere, gli aiuti pubblici alle banche in Europa, in miliardi di euro, guardate la Germania e guardate l'Italia. Non c'è neanche bisogno di leggere i numeri, guardate la colonna Germania e l'Italia che praticamente non c'è, noi non abbiamo avuto nulla, Grafico perfetto. nulla.